cosa si tratta lo dirà ovviamente il dottore, che ne ha curato anche la stesura e che poi nel concreto lo applicherà, anche perché l'UNCLAF, come abbiamo appena detto, è l'ufficio della sanità marittima che per primo interviene al momento dello sbarco, addirittura sulla nave, prima che i migranti scendano. Bene, il progetto volge a individuare il migrante affetto da malattia tubercolare in banchina, in modo che noi cerchiamo di fare una diagnosi certa in circa 2 ore e mezza attraverso una metodica biomolecolare che si chiama GeneXpert, che è praticamente un progetto unico al mondo che sta partendo oggi, e quindi l'OMS infatti ha dato supporto tecnico e organizzativo su questa, è molto curioso di sapere come si evolve questo progetto. È un progetto che mira soltanto sia a una tutela della salute pubblica nella popolazione nostra, ma anche a tutela del migrante, perché un migrante naturalmente che abbiamo stabilito una diagnosi certa in 2 ore e mezza di tubercolosi, è chiaro che avrà cure appropriate nei tempi giusti. Quindi è un progetto a livello internazionale, voglio dire, che parte da Catania grazie a un'organizzazione e a una squadra con l'azienda ospedaliera Garibaldi, col coordinamento del prefetto presente, l'eccellenza Federico. È un grosso impegno che ci stiamo assumendo, però noi crediamo che porti dei frutti importanti anche a livello di salute pubblica soprattutto, ma anche a livello di economia sanitaria. Quindi facendo un'azione di prevenzione è chiaro che anche il risvolto economico viene naturalmente positivizzato, e quindi credo che i risultati saranno sicuramente ottimali. Come diceva il dottor Purviranti, ciò che è necessario e fondamentale è una collaborazione, quindi tra le forze dell'ordine, anche tra le varie associazioni. Ma come avete sentito, la collaborazione c'è, è in atto. Abbiamo affinato un sistema che ci vede tutti all'unisono partecipare a quello che è l'evento che noi ogni giorno viviamo dello sbarco. Il ruolo che ovviamente lo Stato, con tutte le sue componenti, a partire dalle forze dell'ordine, a partire dal sistema sanitario, a partire dalla Croce Rossa, e con la collaborazione delle associazioni di volontariato, che voglio dire sono funzionali a questa azione dello Stato, ovviamente ha permesso di raggiungere anche dei risultati di collaborazione ottimale, per cui possiamo serenamente dire che ormai per noi lo sbarco rientra nella routine giornaliera e non è più un qualcosa da vivere con preoccupazione e paura, ma è un lavoro che ormai siamo rodati a fare grazie appunto a questa squadra meravigliosa che è stata messa in piedi.